I nostri tre eroi non risparmiano certo le energie pur di riuscire ad aggiudicarsi il torneo. E i loro colpi sono sempre più spettacolari. Pare che il piccoletto voglia fare veramente sul serio. Io non vorrei essere nei suoi panni. Non sono d'accordo. Quel ragazzo non demorde, anche se Victor è arrivato sul green con due soli colpi rischiando di annullare tutti i suoi sforzi. Spa! Gatti! Siamo quasi arrivati alla fine del torneo per il passaggio a professionisti. Lotti, che è in ottima forma, è sempre più vicino a Victor, il grande favorito. E alla nona buca, con un colpo eccezionale, gli arriva ad un solo punto di distanza. Evviva! Ce la farò, sì! A questo punto abbiamo quindi Lotti che cerca di recuperare l'ultimo punto che lo divide da Victor, che è ancora in testa. Mentre Sean, stimolato dai due, dà anche lui il meglio di sé. Avvicinandoci alla fine del torneo, la tensione e la stanchezza cominciano a farsi sentire. La precisione diminuisce. In classifica, Victor ha migliorato di 2 punti, Lotti di 3 e Sean di 1 solo. Siamo ora arrivati alla 16ª buca. Hai visto? Il vento è contrario. Sì, ma non è che conti molto, sai. Sono proprio curioso di vedere se farà qualche altro sbaglio. Caddy, crede che adesso possa tirare? Sì, ormai abbiamo via libera. Grazie. Accidenti, che bel tiro ha fatto! Però ha mirato troppo vicino a quell'albero. Curva ora! Lo colpisce! Guarda! La pallina ha colpito l'albero e si è persa nel bosco. Accidenti! La pallina è finita in out of bounds! Ma allora, se è out of bounds, significa che Victor con questo tiro ha perso 2 colpi. Ormai siamo alla pari. Ed è arrivato il momento di chiudere la questione. La vittoria ce la giocheremo all'ultima buca. Anche Sean si è reso conto che Victor è in difficoltà e così ha deciso di andare all'attacco. No, no, non di là! Accidenti, questa non ci voleva! Santo cielo, la pallina di Sean è finita nel bunker seguendo la stessa traiettoria che avrei scelto io. Dovrò stare attento perché se vado troppo a sinistra andrò a fargli compagnia. Vediamo, da qui potrei passare alla destra di quell'albero. Per evitare rischi inutili, stavolta non darò alcun effetto alla pallina. Bene. Ehi, dove vai? Non andare da quella parte o finirei dritta contro l'albero! Ah,
Ce l'ho fatta! Ed è anche finita in mezzo al fairway. Sei proprio fortunato oggi. Sono al sicuro, ora ci è mancato poco. Che fortuna! Ora tocca a me. Oh, sì, certo, scusami tanto. Con questo è già al terzo tiro. Oh, è un colpo stupendo stavolta. Accidenti, quanto è arrivata lontano! Hai visto? Per poco non colpiva il gruppo che ci precede. Non ha scavato una buca, ma non posso certo dire che sia una palla stupenda, no? Ecco, il green ormai è libero, Sean. Sì, ma ci sono degli spettatori anche alla 16ª buca, Lottie. Ecco, visto che oggi è l'ultimo giorno del torneo, sono venute le famiglie di molti giocatori ed anche i rappresentanti della stampa. Allora adesso dovrò veramente mostrare il meglio di me. Ehi, mi sembra un buon colpo. Sto volando dritta dritta in buca. Cosa? Si è fermata soltanto ai margini del green. Che strano. Io pensavo che fosse un tiro fin troppo forte, invece è risultato corto. Evidentemente deve esserci più vento di quanto credessi. Per fortuna me ne sono accorto in tempo. Ecco, allora userò questo, sì. Accidenti! Stavo per tirare senza un minimo di concentrazione. Non posso distrarmi così. Spaghetti! Sì, il tiro è buono, sta andando dritta in buca! Bel colpo! Ha la possibilità di risalire ancora. Grazie, signori! Bravo! Hai approfittato del mio sbaglio, vero? Sì, e ti ringrazio. Considerando l'out of bounds di prima, questo per Victor è il quarto tiro. Ora bisognerà vedere quanto riesce a recuperare. Ho sentito che Victor ha mandato il suo primo tiro out of bounds. È molto raro che Victor commetta degli errori del genere. Io credo che Lottie lo abbia innervosito. Il colpo. Grazie. Oh, ecco, arriva. Bravo. È veramente un buon tiro. Un ottimo tiro. Oh. Che peccato, è tornata troppo indietro. Che sfortuna. Oh. Ah, l'ha fatta di nuovo ruotare troppo. Victor si sta innervosendo sempre di più, quindi non solo potrei raggiungerlo in questa buca, ma addirittura potrei anche superarlo se non faccio errori. Se riesco a chiudere questa buca con un solo tiro finirò a 6. E se Victor sbaglia questo colpo passerò a 5. Ehi, dopo aver segnato la palla, ti dispiace pensare anche alla bandiera? Ah, sì, certo, lo faccio subito. Oh, è davvero un tiro stupendo. Forse ce la fa.
vai dentro. Era quasi. Che peccato. È davvero sfortunato. Accidenti. Metto in buca. A questo punto Sean è 5 sotto il par. Forse è troppo corta. Oh, sì, è davvero corta. Questa è la prima occasione che ho di battere Victor da quella partita al Country Club di Green Earth. Io lo so che lo scopo principale di questo torneo non è tanto quello di battere Victor, quanto superare la prova e passare professionista. Ma io oggi voglio vincere a qualsiasi costo. Sì. Victor è a 5 sotto il par. A questo punto devo stare attento a non deconcentrarmi, o dovrò dire addio a tutte le speranze di vittoria. Devo tentare il tutto per tutto. Evviva! Bravo, 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 bravo. Grazie, grazie. Ormai ce l'ho fatta. Lotti è in vantaggio, 6 sotto il par. Fantastico, non avevo mai visto nessuno giocare così a quell'età. Quel ragazzo ce l'ha fatta. È la prima volta che gli capita di essere inseguito. Ora vedremo come se la caverà. Nella 17esima buca, i nostri eroi riescono a chiudere tutti in due colpi, migliorando i rispettivi punteggi, ma non le posizioni in classifica, che restano invariate. Gli spettatori seguono con ansia crescente quella che ormai è diventata una delle partite più avvincenti degli ultimi anni. E passiamo ora alla 18esima buca, che è l'ultima del torneo e decisiva per il passaggio a professionisti e per la vittoria finale. Dunque, sono il primo e quindi stavolta non potrò approfittare dei colpi degli altri per vedere quali... Allora, sei pronto? Oh, sì, certo, vado subito, scusami. Ci siamo. Ehi, guarda che devi soltanto prepararti, non puoi tirare ancora. Ah? Oh, è vero, il gruppo di ansia è ancora sul percorso. Ma io ho solo fatto finta di tirare, io stavo scherzando. È anche molto simpatico quel ragazzo. Lotti mi sembra nervoso in queste ultime battute, ma in fondo è comprensibile visto che adesso è il primo in classifica. Che cosa ne dite, andiamo a complimentarci? No, a questo punto penso sia meglio che non sappia che ci siamo anche noi a guardarlo. Dirindina, sarà meglio che mi prepari anch'io per la 18esima buca come sta facendo lui. La traiettoria migliore per il primo colpo è quella che passa alla sinistra dell'albero al centro del percorso. Certo, e una volta arrivato al green ci vorrà solo un ultimo tiro per chiudere la buca e vincere il torneo. Guardi, si vede da lontano che è molto nervoso. Oh, santo cielo! Mi si stanno irrigidendo le spalle, rilassati, rilassati! Ah, guardate, ora sta facendo degli esercizi per sciogliersi i muscoli. Oh! Avete sentito? Chissà cosa è successo. Qualcuno deve aver fatto un colpo spettacolare. Sì, questo è certo. Cosa? Ma davvero Carlo ha chiuso il suo percorso finendo addirittura a meno 7 alla 18esima buca? Cosa? Ha detto Carlo.
Se è arrivato a meno 7 significa che ha superato anche Lotti. Si è rivelato finalmente, non posso crederci, ma vi rendete conto? Ma questo allora significa che se Lotti vuole vincere il torneo deve chiudere il percorso a qualsiasi costo in 2 colpi. O addio vittoria. Vorrei proprio che non l'avessero detto e pensare che stavo cercando di superare la tensione che mi aveva preso. È sfortunato, pensava di doversi battere solo contro Victor e invece è rispuntato anche Carl. Tra i professionisti cose del genere capitano spesso, dovrà abituarcisi. Coraggio, Lotti, ora puoi anche tirare. D'accordo, grazie. Accidenti, non avrei voluto sapere di Carl, mi sentivo già abbastanza teso. Devo rilassare i muscoli e concentrarmi, altrimenti rischierò di fare qualche sciocchezza. Ho ancora le spalle troppo rigide. E anche il collo. Ora devo respirare profondamente. Ecco, adesso sono pronto. La traiettoria ideale passa vicino ai rami di quell'albero. Spaghetti! Perfetto, quella è la direzione. Dai, continua a volare così. Oh, ha colpito quel ramo. Bene, ho ancora una possibilità di recupero. Bel colpa! Bravissimo! Se Lotti non sta attento con questa buca, Sean lo raggiungerà. Victor è molto teso. Forse è stata la notizia che Carl è arrivato a meno 7, ma adesso sembra più deciso che mai. Io devo vincere, ma per riuscirci devo andare in buca con 2 colpi. Non permetterò che Lotti o Carl mi battano. Accidenti, sono rimasto 100 metri indietro nei suoi confronti. Brava, brava! È un campione, Victor! Ha finalmente rimesso in moto il suo motore. Bravi, bravi, bravi! Bravi. Bravissimi! Lotti e Carl sono primi con lo stesso punteggio. Ma Victor e Sean non hanno alcuna intenzione di arrendersi. Il nostro eroe è comunque sottoposto a una forte tensione mai provata prima d'ora e questo influenza anche il suo gioco. Non è ancora finita. Farò vedere loro di che cosa sono capace. Carl, 7 sotto il par. Lotti, 7 sotto il par. Victor, 6 sotto il par. Sean, 6 sotto il par.